Gente numero 47 del 3 dicembre di quest'anno, 2022. Andiamoci a leggere il redazionale. C'è un bell'articolo. Della direttrice su questo biologo, questo ricercatore, tale Mauri Silem. Prima che mi passi di mente, il pensiero della direttrice. Non assomiglia a Vittoria Puccini questa donna, cazzo, di brutto anche. Il creatore di vaccini che cambiò il mondo. L'ultimo secolo e mezzo di storia è pieno di grandi menti che hanno rivoluzionato la medicina, la biologia, la chimica, ed è grazie a loro se oggi viviamo più a lungo e meglio. Se la mortalità infantile, almeno nelle società occidentali, è un ricordo lontano. Se disponiamo di strumenti in grado di farci convivere con patologie che un tempo erano condanne a morte. Tra questi grandi pionieri c'è sicuramente Mauri Silliman, importante microbiologo americano che molti nel settore ricordano come il più grande vaccinologo di tutti i tempi. Se non addirittura come il creatore di vaccini. Nel corso della sua esistenza, Silliman ha infatti sviluppato più di 43 vaccini umani e animali, conquistando un record di produttività che non ha più avuto uguali nel campo. Si stima che grazie alle sue scoperte ogni anno vengano salvate almeno 8 milioni di persone. Vengano salvate, scusate, almeno 8 milioni di persone, altrimenti destinate ad andare incontro a morte sicura. Maurice Hilleman nacque nel Montana nel 19, crebbe nella fattoria di suo zio durante la Grande Depressione dopo aver perso la madre e la sorella gemella durante il parto. Armato di una laurea in microbiologia e chimica ottenuta presso la Montana State University, proseguì gli studi all'Università di Chicago. Nel 1944 difese con successo la sua tesi di dottorato sulla clamidia trachomatis, che all'epoca si credeva fosse il risultato di un'infezione virale, dimostrando invece l'esistenza del batterio che la scatenava. Nel 1957 entrò a far parte della casa farmaceutica Merck & Company in Pennsylvania, di cui poi è stato consulente fino alla sua morte nel 2005, ed è lì che i suoi contributi decollarono davvero. Tra i famosi aneddoti di quel periodo legati alla sua figura c'è quello che vede Hilleman alle prese con un malanno di sua figlia, Jerry Lynn. La piccola stava mostrando i sintomi della parotite. Lui decise di tamponare la gola e di usare proprio quel campione di virus per coltivare il cibo di laboratorio, che ancora oggi viene utilizzato per realizzare, scusate, la componente della parotite del vaccino trivalente morbillo parotite rosolia. Il risultato di tanta ricerca, dei 14 vaccini di routine raccomandati dai programmi di vaccinazione statunitensi, 8 sono stati sviluppati proprio da lui, quelli per il morbillo, la parotite, l'epatite A, l'epatite B, la varicella, il Neisseria meningitidis, il meningococco che porta alla meningite. Lo Streptococcus pneumoniae, il pneumococco in grado di causare la polmonite,
È l'Haemophilus influenzae, il batterio dell'influenza tra i più diffusi al mondo. Con così tante conquiste alle spalle, verrebbe da chiedersi perché un nome come il suo non sia tra i più famosi della storia recente. La risposta in realtà è molto semplice, perché Maurice fu sì un grandissimo scienziato, un uomo deciso, diretto, autoritario, concentrato sui risultati a volte, persino sgradevole, ma fu anche di una modestia senza eguali. Hillemann infatti non diede mai il suo nome a nessuna delle sue scoperte, una procedura sempre molto in voga nella ricerca scientifica. E non perse mai tempo in frivolezza, anzi fece di tutto per arginare le insidie e le lungaggini della burocrazia pur di salvare vite. Pur di salvare delle vite, scusate, nell'anno della morte di questo luminare, Anthony Fauci, direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive degli Stati Uniti, dichiarò che si può dire senza esagerare che Maurice ha cambiato il mondo. Come non essere d'accordo con lui? Rossella Rasul. Maurice Hillemann. Un suo ritratto l'avete già visto nell'editoriale precedente, a conclusione di un discorso sui vaccini. Questa volta ho raccontato la sua storia.